al primo ospite di questa mattinata, Dario Corsi, presidente Italian Legend Bicycle. Buongiorno Dario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Paolo e buongiorno a tutti i telespettatori di TV Rossini naturalmente. Allora, come vedete Dario non è solo, chiariamo subito, gli abbiamo chiesto di portare in studio un cimelio assoluto, questo è una, mi ha chiesto di aiutarlo a portarla dentro ed ero emozionato pur non essendo io un ciclista, né praticante e neanche tutto sommato così appassionato, però la possibilità di mettere le mani sullo stesso manubrio sul quale il pirata agiva per le sue imprese è comunque sempre un momento emozionante e già ti ringrazio per ora, già solo per aver portato qui la bici, ma avremmo molto da parlare. Non poteva mancare la bicicletta del pirata, siamo una città della bicicletta, quindi abbiamo questa fortuna di avere la bicicletta originale del 98, quando vinse il Giro e il Tour, emozionando tutti, dal ciclista appassionato alla nonna che non sapeva cos'era il ciclismo. Oggi parleremo proprio di lui, della sua vicenda, e parleremo di un libro che tu hai dedicato proprio a questo, ma andiamo per ordine, e anche per te, il responso del libro Personology. Questo è un librone che racconta, delinea i tratti del carattere sulla base del giorno di nascita. Tu sei del 10 gennaio, dico bene? Il giorno dello sguardo penetrante. E già qui devo dire che ci siamo, perché se penso a te, penso a uno sguardo acuto e attento. I nati il 10 gennaio sono, prima di ogni altra cosa, degli individui dotati di un grande realismo, capaci di affrontare senza esitazione qualunque avversità, facendosene un'idea molto precisa e passando quindi all'azione. Raramente cadono preda del falso ottimismo o di speranze e visioni irreali e vanno assai fieri dell'estremo realismo con cui valutano ogni situazione. Non l'ho letto prima, è una cosa, siamo tutti impressionati, ti dico, 173 ospiti, a gran parte dei quali ho fatto questo piccolo scherzo e sono rimasti tutti impressionati. Nati in questo giorno abbiamo Lorenzo Bartolini, scultore italiano, nato tra il 700, vissuto tra il 700 e l'800, e Rod Stewart, sapevi di Rod Stewart nato lo stesso giorno? Non lo sapevo, però. Vedi? Adesso lo so. Tenace, autorevole, realista, sono i tuoi pregi, ti abbiamo fatto un bel quadretto introduttivo. E adesso entriamo un po' nel vivo e nel motivo, insomma, per cui ci abbiamo pensato che valesse l'impegno di fare questa bella chiacchierata. Il tutto prende spunto da un libro, sì, che io ho qua, ma prende spunto da una tua passione molto forte, che è questa passione per il ciclismo e per la bicicletta, perché non tutti quelli che sono appassionati di ciclismo praticante poi sono anche appassionati dell'oggetto bicicletta. Tu invece hai questa passione molto forte per l'oggetto tecnico, le collezioni, diciamo, ti piacciono, insomma. Anche un mio carissimo amico, Adriano Vispi, mi ha trasferito questa passione per l'oggetto, ma deriva anche dalle motociclette. Siamo la terra di piloti e motori. Motociclette mi piacciono molto, capivo poco del motore, dell'interno del motore. Le biciclette sono più semplici ed è quindi c'è stata questa passione per l'oggetto. Questa passione per la bici, unita al fatto che poi la tua attività ti ha portato a entrare, la tua passione anche per pedalare, ma anche la tua attività ti ha portato a entrare in contatto con ciclisti praticanti che tu, sì, prepari al meglio, sì, per le, diciamo, performance. La mia professione è proprio quella di preparatore atletico, tutti gli sport, specialmente nel ciclismo, ecco, quindi parlo di biciclette tutti i giorni. Allora, facciamo una scelta. Cominciamo dal libro o cominciamo dalle bici? Allora, cominciamo dal libro. La verità su Pantani merita, esatto, di essere raccontata. Allora, io questo libro l'ho letto. Tu mi hai chiamato, me l'hai dedicato. Io l'ho letto perché sono appassionato di lettura, ma soprattutto perché sentivo anche un po' il dovere, no? nei tuoi confronti. E mi ha fatto quello che io chiamo l'effetto report, adesso, che è questo, tu vedi una puntata, o in questo caso leggo il tuo libro, e dico, ma qui ci sono delle verità sconvolgenti, sconcertanti, succederà un macello. Invece poi cosa succede? Succede che sì, si prende atto di quello che tu hai detto in certi ambiti, però il grosso pubblico continua a non essere informato di una sconvolgente verità che tu porti in questo libro e che tu provi in questo libro, dimostri, ecco, sì, questo, diciamo, è molto semplicemente, io ho lavorato all'università in collaborazione col CONI e la federazione proprio nell'antidoping, quindi sono un biologo ancora, anche se non lo pratico più la professione di biologo. Detto ciò, lavorando nell'antidoping ho trovato logico seguire la vicenda di Pantani quando fu escluso dal Giro d'Italia nel 99, è da lì che ci si riferisce per la caduta di questo campione, del pirata, no? È stato il primo momento nefasto.
Ecco, io questo libro ho sentito il dovere di scrivere la verità e quindi di scrivere con delle prove scientifiche inconfutabili, dimostrare che quel giorno, il 5 giugno del 99, il pirata era nel giusto, fu escluso dal Giro d'Italia ingiustamente. E con prove quindi scientifiche documentate nel libro, poi bisognerà leggerlo. Sì, sì, beh, scritte, certo. Tu l'hai letto, scritte certo, anche certo, in certo. modo comprensibile, credo. Certo. Pensa solo che il libro, cioè tutti i miei dati furono consegnati a un notaio già a settembre. Riguardo il fatto che poi questo libro non sia andato sulle prime pagine dei giornali, naturalmente siamo stati nel lockdown, quindi pubblicare un libro durante il lockdown non certo. è mai facile, è difficile presentarlo. In realtà giornalisti come Beppe Conti, Francesco Cenniti della Gazzetta hanno dedicato dei capitoli nei nuovi loro libri, loro sono giornalisti che scrivono di ciclismo, anche la Gazzetta stessa, su questa novità scientifica, perché tutti i libri di Pantani raccontano dei suoi scatti, delle sue vittorie, qui si racconta meno delle sue certo. ascese alla Duez, che ha fatto il record nel 97, ma si racconta come qualcuno sbagliò e quindi lo estromessero dal giro. È un libro, io lo definisco un po' a valanga, no? Comincia piano piano, io sono sicuro che in futuro, ecco, non sarà un report, certo. ma sarà una valanga che arriva. Certo, certo, certo. Tu, tra l'altro, prendendoti un rischio, perché di solito sai che i titoli devono essere titoli d'impatto che si ricordano per sempre, invece tu, prendendoti un rischio, l'hai intitolato Credo che c'è, anche con un minimo di credo che c'è qualcosa sicuramente di strano. Questa è proprio una frase virgolettata. Quando Pantani, diciamo, uscì dall'hotel Touring e si avviò verso l'ammiraglia per tornare nella sua Cesenatico, davanti ai giornalisti pronunciò proprio questa frase con un italiano sgrammaticato, però era un ciclista, non era un professore. E poi il momento probabilmente non era quello di stare troppo attenti. Era molto nervoso naturalmente, perché ricordiamoci che aveva più di 6 minuti sul secondo a 3 tappe dalla fine, quindi il giro ormai era il suo. Pronunciò queste parole, ho voluto intitolare il libro proprio con queste parole, perché sottintendono una verità che lui non poteva conoscere, essendo un ciclista, non un biologo, non un biochimico, ma ha detto già lì la certo, verità. Certo, cioè lui rilevava che comunque sia, sapendo di non essersi dopato, comunque sia qualcosa di strano c'era. Sì, poi, però non sapeva cosa. Senza accuse, neanche riferimenti, smarrito, cioè una frase da persona smarrita. Sicuramente qualcuno che ha fatto qualcosa e viene beccato, no? Certo. Chiamiamolo diciamo così, sa di essere in torto, quindi forse abbassa la testa, no? E fugge via. In questo caso Pantani affrontò le telecamere, riuscì a pronunciare questa frase, ma poi fu intervistato anche da Minà, e sapendo bene di non aver fatto nulla di sbagliato, però lo mandarono a casa, ecco. Pensiamo sempre a quei 10 che sono a casa che non sanno, cioè ce ne sono migliaia che sanno, ma ce ne possono essere anche 10 che non sanno bene. E allora per quei 10 ricordiamo che Pantani, all'apice praticamente della sua forma sì. fisica e del successo e della notorietà, e Pantani è uno di quegli atleti, io li assimilo a Valentino Rossi, Alberto Tomba, sì. che riescono a far uscire dall'ambito ristretto del loro tipico sport la loro figura, per cui diventano trasversali. Sono personaggi che diventano famosi anche tra le mamme, le nonne e tutti quelli che magari non si erano mai interessati a quello sport, proprio perché sono personaggi che travalicano il loro esercizio emozione. Particolare, emozionano. Sono pochissimi, però quelli che ci sono restano poi nella storia. Pantani è uno di questi. In quel momento in cui stava per consolidare ancora di più tutta la sua leggenda e ovviamente mettere un altro tassello, chissà quanto altro e cos'altro sarebbe potuto succedere, viene fermato con un'accusa pesantissima, perché è l'accusa di aver fatto questa manipolazione dell'ematocrito. Io dopo sì, comincio diciamo a entrare in dettaglio, correggimi. Non era un controllo antidoping. La federazione in quell'anno faceva un controllo chiamato Io non rischio la salute, preventivo, quindi non dimostrava l'assunzione di prodotti doping, ma chi aveva più di 50% di ematocrito veniva fermato per 15 giorni per valutare lo suo stato di salute e poi poteva ripartire. Pantani fu trovato con 53 di ematocrito e quindi fu escluso a gioco forza dal Giro d'Italia.
quello non voglio svelare troppo del libro, ma bisogna dire certe Beh, cose. Sì, sì, sì. E diciamo c'è anche diciamo, tutta la storia, quello che è successo quel giorno, in particolare da un hotel, la provetta, come fu tenuta, eccetera. Però la taratura dello strumento, che poi era anche il mio lavoro, è stata sbagliata. Sembra strano, no? Perché sì, sì, cioè, uno dice come? Però, io faccio sempre l'esempio dell'autovelox. Se tarato, uno magari è già superato di 1 km/h, no? La velocità, certo. E quindi ho preso la multa. Però deve essere ben tarato. Quello che riesco a dimostrare nel libro è proprio questo, che hanno sbagliato con nome e cognome la taratura. Certo. Questo non l'ho potuto dire nel 98, perché i fogli originali dove sono stati fatti poi gli esami, firmati, eccetera, solo 4 anni fa sono stati pubblicati. Quindi, diciamo, i fogli veri dove Pantani ha firmato come era stata fatta la taratura sono usciti fuori solo 4 anni fa. Un po' mi sì. ci è voluto per scrivere il libro, perché certo, non è certo. il mio lavoro. E quindi l'anno scorso è uscito questo libro e viene spiegata un po' tutta la procedura dove hanno sbagliato. Certo, e tra l'altro, come dicevi giustamente, è spiegata molto chiara e poi eventualmente, come dico sempre, se ci si imbatte in qualcosa che non si capisce è inutile andare a approfondire, basta saltare un attimo e dire questo non è il mio campo, vado avanti, perché poi la vicenda è ben, ben chiara e tra l'altro sostenuta da questi fogli, perché ci sono lì. Sì, sì, proprio ho pubblicato il foglio dove ha firmato Pantani. Diciamo che è stato un errore non voluto, a mio avviso, però di non competenza nel sapere utilizzare uno strumento che già di per sé non era preciso. Noi pensiamo che l'ematocrito sia una cosa importante, no? Cioè 50, 51. In realtà noi, persone normali, c'è chi ha 38, chi ha 43, chi ha 53, stanno tutti bene. No? Cioè è un valore, diciamo, che il nostro organismo autoregola e ognuno c'ha il suo. Ognuno c'ha il suo, è logico che prima di un'operazione è importante non avere un ematocrito. L'ematocrito vuol dire il numero dei globuli rossi, quelli che trasportano l'ossigeno, okay. Troppo basso. Perché... Ecco, vediamo, guarda, la regia ci sta mandando... Sì, qui ci sono i globuli rossi, questo è il foglio che ha firmato Pantani dell'esclusione e c'è scritto proprio una particolare frase dove l'Unione Ciclistica Internazionale dichiara come viene atterrato lo strumento ed è sbagliato quel modo di atterrarlo. Ah, quindi possiamo dire che l'Unione Ciclistica Internazionale e anche il CIO, perché sopra l'Unione Ciclistica Internazionale c'è il CIO, hanno sbagliato a atterrare lo strumento. Certo, hanno adottato un sistema una procedura sbagliata di taratura di uno strumento che già di suo, comunque, tu dici nel libro, non è proprio talmente preciso da poter determinare causa di esclusione così importante. Viene definito entry level, nel senso che è uno strumento veloce per l'analisi non precisa, ma dà un'idea di come è una persona. Uno strumento costo di 20 milioni delle vecchie lire, quelli più sofisticati, che davano valori maggiormente precisi, costavano 10 volte tanto. Tu per un periodo della tua vita ti sei occupato della produzione di questi... No, io lavoravo, oltre a essere biologo, ho un dottorato di ricerca, quindi una specializzazione in metodologie biochimiche e farmacologiche, e tra le varie cose... Diciamo, ho fatto anche dei test antidoping con la federazione per valutare proprio quello strumento, certo, certo, come lavorava. Per cui ti sei ritrovato sul tuo, insomma. Quello lo facevamo noi a Urbino, certo. Per la Federazione Ciclistica Internazionale Italiana, certo. Quindi era proprio uno studio pilota. Una cosa che mi ha colpito all'inizio, non sapevo come interpretarla, poi dopo devo dire che riflettendoci sono più... colpito favorevolmente da questa cosa, è che tu non sposi nessuna tesi complottista, non accusi sostanzialmente nessuno, scegli una via che è quella dell'errore. Sì, in realtà io parlo più di sbaglio, no? Che errore. La differenza fra errore e sbaglio, noi diciamo molte volte errore e sbaglio è la stessa cosa, In realtà non è proprio uguale. Diciamo l'errore lo faccio involontariamente, lo sbaglio è quando non so utilizzare uno strumento, non so proprio, non sono competente in materia, okay. E quindi qui c'è stato più uno sbaglio. Uh-huh. Mm? Lo sbaglio è quando vedo la luna riflessa in un pozzo, mi butto nel pozzo, convinto, credo di andare verso la luna, ma la luna è riflessa, per andare verso la luna devo andare in cielo. Esatto. Quindi ecco, è stato proprio uno sbaglio di come valutare questo sangue di Pantani, è capitato a lui, e io dimostro nel libro che quello strumento poteva leggere
46 di ematocrito e 56, quindi 10 punti di differenza a seconda del settaggio. Certo. Questo è. E poi non c'era un margine, comunque, come hai fatto, sì, prima l'esempio dell'autovelox, no? ci concedono questo 10%. Erano consapevoli di questo e dal valore dell'ematocrito rilevato nel ciclista toglievano un punto, in modo arbitrario, non c'è niente di scientifico, così. Togliamo un punto. Ma già nel 99 era uscito su BC Sport delle anteprime che questi test non erano, perché i medici stessi delle squadre facevano l'esame alla mattina a un corridore, lo facevano in un altro laboratorio al pomeriggio, c'erano variazioni di 3-4 punti e non capivano com'era possibile. Quindi, ma è una cosa gravissima, cioè io leggendola e sentendola, no? Diciamo, è un libro scritto proprio per dopo 20 anni, però per rendere onore e giustizia a un grande campione. Certo. Posso dire questo per far capire alle persone, e io dico sempre, è come una bilancia che pesa 3 kg ma vado a pesarne 5, no? È tarata per 3 kg, allora l'ematocrito può essere 38, può essere 50. Quando anche lo vado a tarare la macchina, un conto se lo taro a 38 e poi leggo 50, lo taro già a 50, no? Certo. Quindi più vado distante dal punto di taratura e più ci sono errori. Certo, certo. E questo è un libro che molti, ripeto, molti anche giornalisti famosi nel campo del ciclismo, che adesso vediamo in televisione, diciamo durante il giro, hanno visto, e verrà fuori, piano piano, adesso siamo finito il lockdown, uscirà. E qui, TV Rossini... Certo, in anteprima. Ti faccio due domande. Tu poi, in realtà tu avevi conosciuto Pantani, sì, l'avevi già incontrato, sì, e comunque in parte anche da questa sensazione probabilmente che anche tu hai avuto quando l'hai conosciuto, ti è nata questa voglia di andare ad approfondire, certo, qualcosa che non ti tornava, no? E oggi, naturalmente hai seguito anche la vicenda umana dopo, successiva di Pantani, ti aspettavi una conclusione così? Ma nessuno si aspettava quella, la conclusione, anche se i miti hanno un po' questo, no? Certo, qualche mito anche della, no, musica, è successo e poi diventano miti. Amy Winehouse, tanti, sì, no? Sì. Viene dalla musica. Non ce l'aspettavamo nessuno, perché io mi ricordo che facevo colazione quella mattina del 14 febbraio e ho acceso la televisione, è venuta fuori questa notizia della tragica scomparsa di questo campione. Però ecco, il 5 giugno del 99, quando l'hanno escluso, in quel preciso istante è scattato qualcosa nella sua testa. Lui ha detto anche una frase sibillina, ma a posteriori ci fa vedere, ci fa capire certe cose. Voi credete che mi drogo? Adesso vi faccio vedere chi è un drogato. Ha detto queste parole. Quindi diciamo che forse dopo, non, nessuno può escludere che, certo, è andato verso una, certo, un... Non è un esempio per le generazioni, no? Sicuramente. Però lui si è sentito tradito perché era nel giusto, e per qualche motivo che non so, non lo sapremo, certo, mai, certo, è stato escluso, e quindi questo non ha mai digerito, ecco, non l'ha mai metabolizzata questa cosa. Ci credo. L'altra cosa che ti voglio chiedere è questa invece, a oggi con la situazione ematocrito, controlli eccetera, come siamo messi? No, beh, adesso è cambiato radicalmente il tipo di analisi. Quelli erano strumenti di 20 anni fa, è come, certo, una macchina di adesso e di, certo, 20 anni fa. No? Certo. Quindi gli atleti sono molto più controllati. Io dico sempre, non basta mai, no? Nel senso che bisognerebbe sempre più fare controlli. E c'è una dirigenza a livello internazionale che è molto più attenta a questa problematica legata, certo, allo sport, ma alla salute di tutti poi, ecco. L'ematocrito adesso viene considerato doping o è sempre come... Sì, sì, viene controllato, addirittura hanno un passaporto biologico, quindi uno non può passare da 42 a 48 a 50 nell'arco di qualche mese. Uh-huh. I campioni soprattutto sono tutti controllati. Certo. Dobbiamo ricordare che ci sono tre sport che sono controllati con gli esami del sangue, che sono il ciclismo, lo sci e il pentathlon. Quindi tutti gli altri sport fanno solo le analisi delle urine, mentre questi tre sport fanno anche le analisi del sangue. È per questo che io dico sempre, si sente parlare dei ciclisti, perché un conto è controllare l'urina, certo, un conto è controllare il sangue. Certo. No? Ma lo sci, adesso così la curiosità, lo sci di fondo o lo sci da discesa? Tutto lo sci. Tutto lo sci? Non lo sapevo. Tutto lo sci, sì. Non sapevo. Quindi diciamo, sono i tre sport in cui le dirigenze a Roma hanno deciso di approfondire questa problematica grossa che ha le varie federazioni hanno. È logico che su un campione di 100 atleti è più facile trovare, certo, qualcuno che ha barato, no? Certo, certo, certo.
e leggetelo. Allora, dove lo troviamo questo libro? Ma si trova in libreria, basta ordinarlo. Lo faccio vedere così. C'è veramente la verità su quel giorno, e ridiamo dignità a un grande campione, sì, che se la merita tutta per le emozioni, ritornando alle emozioni iniziali, esatto, che ha dato a tutti noi nel 98 quando ha vinto Gire Tour e ci si fermava di lavorare, certo, no? Certo, per certo, guardare Pantani al Tour. Esatto. No, no, sicuramente, e ti dicevo che è proprio per questo che dopo un primo momento in cui dovevo decidere che posizione prendere, per il fatto che tu non prendi una posizione contro un complotto, perché si era parlato della mafia di non so dove, anzi, che non lo è. Le scommesse eccetera, alla fine diciamo da lettore preferisco questa posizione, perché poi ognuno si farà la sua idea. Qui ci sono dati, c'è una verità inconfutabile, dimostrata e riportata con appunto immagini e con tutto quello che serve per dimostrare quello che si sostiene. Dopodiché ognuno poi si fa una sua idea del perché, perché comunque un perché ci sarà stato. Può essere anche così, appunto, uno sbaglio, però sarebbe uno sbaglio di cui qualcuno in questo momento dovrebbe continuare a pentirsi per tutta la vita, insomma. L'Unione Ciclistica Internazionale, quando sbaglia a fare un test, certo, sbaglia. Quindi io in realtà non è che non dico non si sa chi è, si sa, certo, benissimo. Sì, chi, sì, è stato, sì, no, no, chi è stato, però, sì. Però infatti non mi è arrivata neanche nessuna denuncia. Certo. No? Ah sì, avendo fatto tutti i nomi, se c'era qualcosa che non... Però è triste. Ecco, io dico, ecco, sempre, certo, forse il lettore, molte persone che l'hanno letto, ci siamo confrontati, è triste sapere che è successa una cosa così a un grande campione. Certo. Però bisogna anche considerare che il controllo dell'ematocrito è una cosa abbastanza semplice. E io dico a tutti, ma quanti errori avvengono negli ospedali, no? L'abbiamo, sì, visto anche ultimamente, no? Certo. Per cose molto più serie. Certo. Quindi sono state prese delle decisioni con troppa leggerezza. Ecco, questo, esatto, è sicuro. Esatto. Poi ci sono sempre i responsabili. Insomma, mentre parliamo io continuo a cadermi l'occhio sulla bicicletta. 8 kg e 4 di bicicletta. E ha vinto, insomma, l'Alpe d'Huez, con, ha fatto il miglior tempo gli anni prima anche, con una bicicletta da 8,4 kg. Si parla di leggerezza, sì, sì, di biciclette moderne, no? Noi abbiamo tanti negozi, certo, a Pesaro, che hanno queste biciclette in carbonio, bellissime, molto più performanti di questa. Il record di ascesa, l'Alpe d'Huez, con 37 minuti e 35 secondi, rimane a Pantani. Rimane lì, insomma. Rimane lì. E quello è questo vuol dire. Sì. No, guardavo la bici anche perché prima consideravamo, no, che la bici, piuttosto più di altri strumenti sportivi, è quella, no? Cioè è difficile che io, anche avendo una quantità di soldi illimitati, possa entrare in possesso della moto di Valentino. Perché? Perché la moto di Valentino non è una, la moto di Valentino sono tante, vengono cambiate, vengono modificate, poi una volta casca la cambiano tutte, per cui non è quella, no? Dovrebbe essere quella di quel Gran Premio, insomma è più complicato. Invece per quanto riguarda il ciclismo esiste quella, che è quella bici, di questa mai detto ne esistono poche. Ma in realtà nel 98 lui aveva 10 biciclette, erano biciclette alleggerite all'inverosimile come telaio, si rompevano, cioè biciclette che tenevano i suoi 54 kg, ma 60 kg non li tenevano, poi bisogna considerare le buche, no? Sì, esatto. Bisogna considerare l'utilizzo, le cadute. Ne sono rimaste 4, una a casa dei genitori, una l'ho io, una alla Bianchi e una c'è la Grimaldi, che è il patron della Bianchi. La storia di questa bicicletta è simpatica perché... Mentre facevo una visita, le mie visite da biomeccanico e anche da, diciamo, da preparatore atletico, io chiedevo a tutti, hai una bicicletta d'epoca, hai una bicicletta d'epoca, no? In quel caso era Teramo, ho chiesto a questo signore se aveva una bicicletta, ha detto, io no, ma il mio amico ha la bici di Pantani. E io gli dissi, come quella di Pantani? No, la sua. Questa è stata presa, Pantani a dicembre del 98 fece un'asta di beneficenza. E quindi questa bicicletta e altri cimeli vennero messi all'asta, sì, per acquistare un'ambulanza, un gesto molto nobile da parte di Pantani, e aiutare una casa famiglia. E quindi questo signore di Teramo aveva questa bicicletta e l'11/11/2011, quindi un giorno... Anche, no, un giorno particolare. Particolare, sono riuscito ad averla. E la domanda, dopo averla acquistata, certo, perché me l'hai venduta, no? Cioè, è normale. È certo. E questo signore mi lasciò perplesso perché mi disse, io non ho bisogno di tenere la bicicletta di Pantani perché Pantani ce l'ho nel cuore.
E questa è stata, diciamo, un'emozione ulteriore. Bello, no? Bello, sì. Perché sicuramente è la gran verità anche questa. Certo. Questa naturalmente è una delle tante bici che tu conservi nell'ambito del Italian Legend Bicycle, che è il tuo passione. La tua passione, diciamo, e che in questo momento è nell'aria per essere esposto, insomma, ci sono un po' di cose. Sì, diciamo, non dico niente io perché so che c'è una riservatezza, però dici tutto quello che ci puoi dire su... Allora, con l'amico fratello Adriano Vispi abbiamo restaurato tante biciclette, proprio perché ci piace magari trovarci nel suo garage, metterle a posto, trovare i pezzi, andare anche in cerca delle biciclette dei campioni, no? Abbiamo altre biciclette come quella di Moser, di Gimondi, di Argentin, poi anche tante altre biciclette dei ciclisti normali, che però Adriano con la sua pazienza è riuscito a restaurare vite per vite, mettendo la vite giusta dell'anno giusto, con veramente una pazienza incredibile. Quindi con questa amicizia siamo andati ormai da 12-13 anni a collezionare un vero e proprio museo, un'esposizione con più di 300 biciclette, e ognuna va dal 1898, le prime francesi, fino a queste del 98, diciamo, di Pantani, anche se è la bicicletta d'epoca, due cose per chi è appassionato dell'eroica, certo, di queste manifestazioni. Deve avere i fili esterni, la bicicletta d'epoca, il cambio al telaio e i pedali non a sgancio rapido. Quindi questa di Pantani sarebbe fuori epoca. Ah, già non è più d'epoca. Perché fino all'87, diciamo che questi cambi al manubrio sono arrivati nel 1987, e lì è uno spartiacque fra la bicicletta di Moser, di Gimondi, di Coppi e quelle che vengono dopo. Quindi, anche perché con quelle di prima dovevi staccare le mani dal manubrio per cambiare. Creata, certo. questi qui sono campagnolo, ma creata dalla Shimano, è stato un passo in avanti che tuttora c'è. Ecco, adesso siamo arrivati a quell'elettronico, no? Certo. Abbiamo biciclette, basta fare un giro per i negozi, di Pesaro, bellissime, in carbonio, con addirittura il cambio non più col filo ma elettronico, cambia tutto wireless, certo. Quindi è un'evoluzione enorme. Chiaro, è così. Per cui è ancora più importante andare a conservare come si dovrebbe quelle di un certo periodo storico e riportarle, insomma, per la passione di tutti gli appassionati. Ogni bicicletta ha la sua storia. Certo. Io quando vedo, abbiamo trovato una bicicletta del 29 di Rafale, nel 29 Giuseppe, è una Rafale di Giuseppe Pancera. Pancera arrivò secondo al Tour di Francia e correva per la Bianchi per sostenere questo italiano che cercava di farsi onore in Francia. La Gazzetta pose una sottoscrizione, quindi raccolsero dei soldi e gli inviarono per farlo vivere, perché non è che era tanto, non poteva andare in albergo a dormire. Certo. Ecco, quindi ogni bicicletta ha una sua storia, ci perderemo in pomeriggi interi. Certo. Alcune di queste bici si sono potute vedere durante il passaggio del giro due anni fa, giusto? Devo ringraziare l'amministrazione comunale, l'assessorato, diciamo, alla cultura, il vice sindaco Vimini, perché ha capito l'importanza della bicicletta Pesaro, città della bicicletta. Durante l'arrivo di TAP del 2019 e anche nel 2020 abbiamo fatto due esposizioni, una ai musei civici e una alla Fondazione della Pescheria, dove abbiamo esposto una sessantina di bici che raccontavano il Giro d'Italia, e purtroppo con il lockdown l'ultima esposizione alla Pescheria è stata breve, però abbiamo cercato di far vedere ai pesaresi queste biciclette, certo, che non è facile vederle tutti i giorni. Certo. E adesso c'è qualche progetto in aria di cui puoi parlare? Non posso parlare, nel senso che queste biciclette sono un patrimonio culturale di Pesaro, no? Non dico dell'associazione, ma di Pesaro. Sarebbe bello vederle esposte, no? Adesso vediamo cosa poter fare. Ci sono tante cose che bollono in pentola, diciamo che stiamo a vedere, però ci sono delle buone possibilità di poterle offrire a tutti i pesaresi in modo che le possano vedere da vicino. Ecco. Mi piace sottolineare questo fatto che tu hai parlato dell'assessorato alla cultura e hai parlato di patrimonio culturale, perché è uno di quei casi, come dicevo prima, in cui lo sport supera i suoi limiti e le sue barriere e diventa cultura popolare e cultura alta. Per cui è importante, appunto, che questa realtà poi venga esposta, illustrata, raccontata anche nei posti giusti, no? Appunto
appunto, che possono essere questi musei nuovi poi che vengono realizzati in maniera interattiva, no? Perché poi la bicicletta si presta particolarmente, basta mettere un video a fianco dove si vedono le gesta, ecco che la bici comincia a muoversi da sola anche se in quel momento lì è ferma, ma certo, per cui è uno spettacolo, insomma. Direi che ogni bicicletta ha una sua storia, ma io mi appassiono molto, oltre al corridore, al telaista. Quindi mentre una volta ero appassionato di Colnago, un marchio storico, adesso vado in cerca insieme ad Adriano Vispi dei piccoli artigiani, quelli che per fare una bicicletta ci impiegavano un mese, non tre ore, certo. E vediamo dei capolavori, perché diciamo tutta la manualità un po' si è persa, no? Sì. Quindi costruire una bicicletta in acciaio ci vogliono circa un telaio, tre ore e mezzo, no? E ci vuole una grande maestria, perché l'acciaio per essere saldato deve arrivare a 800 gradi, ma non 850, perché altrimenti la bicicletta poi si rompe. Certo. Quindi c'era una maestria dei nostri nonni, anche bisnonni, che addirittura all'inizio, quando non c'era il gas, mettevano questo carbone dove infilavano questi tubi per saldarli, non regolando bene la temperatura, bisogna essere molto bravi, tenerlo i giusti secondi. E poi creavano sul telaio delle forme davvero uniche, ecco. È sempre, allora, uno dei, avete sentito prima, riassumo, avete sentito prima, questa è la puntata che conclude la serie, e io devo dire che uno dei regali che ho avuto a condurre questa trasmissione è stato quello di conoscere tante persone che hanno questa grandissima passione, e parlare con Dario dal primo giorno che ci siamo incontrati è sempre stato una rivelazione, proprio perché traspare questa passione che si sviluppa attraverso la ricerca della verità, la conoscenza di Pantani, mescola la sua professione, la sua passione, le sue conoscenze, che sono un pozzo di scienza infinito, e questo travolge, devo dire la verità, almeno a me fa questo effetto, spero, mi auguro che faccia lo stesso effetto anche ai nostri telespettatori, che non mancheranno a questo punto di procurarsi il libro e leggerlo, e questo qui ragazzi è importantissimo, e anche di non perdere l'occasione di vedere questi cimeli straordinari quando verranno proposti, e si saprà sicuramente attraverso i musei sono un po' chiusi, certo, quindi ci vuole un po' di tempo. Certo. Però, allora, chi vince il giro? Ma io spero, da appassionato, Bernal, il colombiano, che è primo in classifica attualmente, anche se ha avuto una giornata nera proprio due giorni fa, dove è rimasto primo in classifica, si dice per il rotto della cuffia, no? E è un bravissimo ragazzo, ha già vinto il tour, ha avuto dei problemi, è molto modesto, e lo rende questo non essere il cannibale, no? Ci ricordiamo Eddie Merckx che vinceva tutto, certo, senza certo. guardare nessuno. Avere un giorno di crisi, vederlo soffrire e andare via il suo sogno di quello di vincere anche il Giro d'Italia, l'ha reso più umano. Credo che riuscirà, io gli auguro che riesca a vincere lui, perché in Colombia è un po' come in Italia negli anni 50-60, dove il ciclismo era molto forte, dove negli anni 50 ci si fermava e si andava fuori dei bar a vedere chi aveva vinto la tappa, perché non c'era la televisione. Certo, certo. Quindi tutti i bar mettevano la classifica del giorno scritta fuori, era una cosa carina che succedeva in Italia. Ecco. Insomma, nonostante la tecnologia, nonostante l'iperpreparazione, nonostante tutto quello, gli allenamenti, eccetera, il ciclismo resta ancora uno sport di passione, di forza, uno sport a misura umana comunque. Diciamo che il ciclismo è molto duro, non si gioca per 90 minuti, anche se tutto massimo rispetto per il certo. calcio, ma una tappa dura 6-7 ore e il giorno dopo ce n'è un'altra. Certo. Quindi è uno sport dove solo chi ha grande passione per questo sport e vuol fare grandi sacrifici può emergere. Ci vuole tanto talento, perché se uno non ha talento, poi naturalmente ci sono tanti cicloturisti certo, come sono certo, io, certo. però per diventare un campione solo quelli che hanno talento sono al Giro d'Italia, ecco, questo è sicuro, è uno sport vero. Dario, veramente grazie per questa bellissima chiacchierata, grazie per averci portato questo cimelio, ci dispiace che adesso ce lo riporterai via, ma ricapiteranno le occasioni, non mancheranno, e ti prenoto già per la prossima edizione, la prossima stagione. Ci aggiorniamo sicuramente. Qualcosa di nuovo. Grazie veramente Paolo, e grazie anche a TV Rossini per questa possibilità di essere stato qui ospite. Noi adesso andiamo in pubblicità, prima però ricordiamo l'esito temporaneo del nostro sondaggio tra tatuaggi sì e tatuaggi no. Per adesso il 60% si esprime per il no, io pensavo che si tatuassero tutti meno io, te c'hai un tatuaggio?
Sì, ma mia mamma non mi voleva dare da mangiare non per 7 giorni. La prima volta. Io non ce l'ho. E salutiamo chi ci saluta a sua volta dai social. Moreno, Annalisa, Antonio, Michela, Gabriele, Ilaria. Ricordiamo che c'è uno strumentino che è l'app di Rossini TV per avere sempre la televisione in tasca. E lanciamo la pubblicità e vi invitiamo a restare con noi, perché subito dopo torneremo con il secondo ospite della giornata, Simona Guidarelli, sindaco di Pergola. Restate con noi. Grazie Dario. Bene, no?